Benvenuti amici in questo nuovo appuntamento. Si continua a parlare di cultura, di libri e in particolare questa sera ho degli ospiti speciali che voglio farvi conoscere. Do il benvenuto allo scrittore Andrea Anselmini e alla scrittrice Sara Marino. Benvenuto Andrea. Grazie, Giovanna. Salve, Benvenuta Sara. salve, salve. Ragazzi, io intanto vi ringrazio per aver accettato il mio invito questa sera qui nelle dirette di Giovanna Marchetti. Sono veramente onorata di avervi. Andrea, ti stai collegando da dove? Da un paese della provincia di Ancona che si chiama Polverigi. E te, Sara, invece? Io invece dalla Toscana, precisamente da Prato. Bene, io mi sto collegando da Sezze, in provincia di Latina, quindi saluto tutti gli amici che ti stanno seguendo. Dai nostri paesi. Ragazzi, Perfetto. innanzitutto il vostro è stato un incontro culturale perché vi siete conosciuti durante la presentazione dei libri. Ma questa sera per voi noi abbiamo preparato una sorpresa perché insieme ai nostri amici vogliamo vedere la storia dell'amicizia tra Andrea e Sara. Conosciuti a Curioso. Milano. Grazie alla nostra casa editrice Le Mezze Lane, durante la presentazione dei nostri rispettivi libri. E da lì a poco abbiamo deciso di creare un appuntamento online dedicato a tutti gli scrittori. È nato così il salotto culturale di Andrea e Sara, per dare la possibilità a tutti gli scrittori di far conoscere i loro libri. Ora stiamo scrivendo un libro insieme. Che dire, la nostra è una bellissima amicizia, ma soprattutto unica nel suo genere. Siamo rimasti noi due, eccoci qua. Tecnologia. Eccoci, eccoci. Sono tornata, sono tra voi, mi sono tra voi. Allora, Non ci dicevamo. abbandonare. No, tranquilli. Come abbiamo visto dalla clip, praticamente stavate presentando i vostri rispettivi libri tramite la vostra casa editrice Le Mezze Lane. Quali erano i libri che stavate presentando in quell'occasione a Milano, Andrea e Sara? Ok. Io stavo presentando quella volta il mio romanzo che ho scritto in collaborazione con Alessandra Piccinini, che si chiama Delitto in casa alle Mezze Lane. Avevo dato un accenno del romanzo Oltre la porta in quel tempo. Mentre Sara. Io invece presentavo i primi due capitoli della mia saga di vampiri, Destino di Sangue e La freccia del diavolo. E che cosa è accaduto quel giorno? Come mai è nata questa collaborazione che poi vi ha portato a lavorare insieme quotidianamente? Perché ogni sera voi presentate diciamo, i libri di altri scrittori attraverso questo appuntamento che si chiama il Salotto Culturale. È vero. Senti, in realtà quella sera io, allora, credo che da che mi ricordo, Andrea seguì tutta la mia presentazione, io invece seguì la sua a metà, perché poi avevo il treno per No. tornare a casa. Milano Infatti. non è proprio dietro l'angolo, insomma. E da lì poi, insomma, ci si sentì su Facebook, visto così, per parlare un po' di questa presentazione, di come era andata anche il resto, perché poi c'erano anche altri autori della nostra casa editrice. E lì poi, insomma, poi siamo finiti in lockdown, perché insomma si sa quello che è successo, e da lì che è nata questa voglia, dice, innanzitutto di far conoscere i nostri libri, perché non potevamo andare fuori a presentarli da nessuno, insomma. Poi da lì abbiamo aperto a chi volesse partecipare a questa cosa, insomma, molto, come si suol dire, basilare, perché è proprio come se fossimo nel salotto di casa nostra. E da lì abbiamo avuto un sacco di risposte, io ti dico che ho scoperto dei libri bellissimi. Sono nate delle bellissime amicizie perché siamo rimasti in contatto con molti autori che sono venuti, alcuni ci scambiamo anche impressioni, altre intervistiamo, noi abbiamo intervistato loro, loro poi intervistano noi, quindi è Certo, stato è uno bello. scambio da tutto. Sì. Vero, Andrea? Sì, giusto, c'è stato questo scambio da ambe le parti. All'inizio sì, volevamo fare una presentazione assieme, ci eravamo detti. Poi non era possibile, poi come ha detto anche Sara, con il lockdown così abbiamo voluto concretizzare questa cosa online. Visto che ci è venuta questa idea, ci siamo detti presentiamo prima noi, poi proviamo a lanciare qualche autore, qualche autrice, eppure.
Sì, sì, esce. E da lì ci siamo messi in moto. E questa esperienza con la tecnologia come è stata? Perché vi confido che per me... Allora, senti, io ho scoperto un trauma vero. Abbiamo molto studiato. Ho scoperto questa piattaforma, perché insomma anche la casa editrice la usa così, però allora io ho seguito le istruzioni su internet perché non sapevo come farla funzionare all'inizio, infatti abbiamo passato ore intere a capire come, guarda, bisogna pigiare lì, bisogna pigiare là, bisogna... Però non abbiamo alternative, perché insomma in questo periodo o così o pomì, insomma. Eh sì. Abbiamo visto questi video dimostrativi, ci siamo detti, ci proviamo tra di noi in privato, ci siamo sentiti, non so, 1000 volte al giorno tra messaggi. C'è stata un'esperienza particolare e simpatica durante una delle vostre dirette? Vi confido che a me durante le mie dirette succede di tutto. Io sono capace di combinare i peggiori guai durante le dirette. Allora, io sono anche abbastanza comica su queste cose, perché cerco sempre di tirare qualche battuta fuori anche per alleggerire un po' la tensione, perché alcuni è anche la prima volta che parlano, visto? Esatto, sì. Poi vabbè, i guai tecnici, come hai detto, perché o la linea che salta, o quello che parla ma non si sente, o quello che si sente ma non si vede, perché c'è anche questo il problema. A me è capitata una volta che mi è andata via la luce, e l'allarme si sentiva, chi ci guardava si sentiva quando tornava la connessione, l'allarme in sottofondo si sentiva come cosa buffa. Mi avremo, guarda. Questo appuntamento diciamo è quotidiano, quindi ogni sera, cioè questo appuntamento no, martedì sera, tutti i martedì sera alle 9, eravamo nati come venerdì, però il venerdì poi ad alcuni poteva tornare anche un po' scomodo, visto poi insomma anch'io avevo un po' da fare, quindi abbiamo spostato al martedì, che secondo me aiuta anche le persone che vogliono partecipare, è un giorno più semplice. Ma anche nei fine settimana potrebbe qualcuno avere anche impegni, se quando si poteva uscire, che c'è anche ancora non c'era tutto questo lockdown, però allora apposta. Meglio il martedì, che almeno possiamo arrivare anche a più gente, eppure infatti tanta gente ci sta premiando perché ci sta guardando veramente, siamo tanto gettonati dovunque, non solo al salotto ma anche altro. E questa è una bellissima soddisfazione. Andrea, come è andata la tua scrittura invece? Come, scusa? Come è nata la tua passione per la scrittura? Ah, la mia passione per la scrittura è nata, diciamo, per puro caso così. Circa 30 anni fa, un giorno non sapevo cosa fare, ho iniziato a scrivere su un foglio dei pensieri proprio, e lì è nata la mia prima poesia, e dopo da lì non mi sono più fermato. Ho scritto fino a oggi più di 1400 poesie, più di 150 racconti, ho pubblicato 5 libri e sto facendo molte collaborazioni. Una cosa impressionante. Ah, bello. Sara, invece per te come è andata? Allora, io credo di aver iniziato a scrivere delle cose che non hanno mai visto la luce e mai le vedranno, perché sono nascoste, infrattate negli angoli nascosti dei miei armadi, meglio, intorno forse ai 14-15 anni, ma giusto per... mi è sempre piaciuto scrivere, io avevo da piccola il diario, quindi insomma, mi è sempre piaciuto scrivere. Ho iniziato a concretizzare un po' di più, diciamo, intorno a 20 anni fa, che iniziavo a buttar giù qualcosa di un po' più serio. Poi 15 anni, quasi, no, ormai siamo a 18 anni fa, ho iniziato a buttare giù questa saga di vampiri che mi ha letteralmente stregato, perché ho iniziato a scriverla e finché non arrivavo alla fine non staccavo le mani dal computer. Ma mi è stato utile, perché purtroppo questa cosa è venuta in un periodo non molto felice, insomma, la morte dei miei nonni, quindi diciamo è stata la mia valvola di sfogo. È stata quella essenzialmente. E poi da lì per entrambi però questa passione ha continuato, infatti Andrea diceva quante poesie, scusa Andrea? Più di 1400, adesso proprio in data di ieri sono arrivato a 1482. Ne scrivi più di una al giorno praticamente? A volte sì, anche più di una al giorno, però di solito ogni giorno qualche pensiero, qualche frase, qualcosa, bozzo sempre, però una poesia, bene o male, esce sempre. No, ma è così, appena uno inizia a scrivere non ti fermi più poi, perché anch'io poi da lì ho iniziato, cioè
nel computer avrò 12 o 15 libri, racconti, finiti, non finiti, in attesa di mandarli alla casa editrice, non si sa, insomma. Diciamo però che comunque ogni poesia rappresenta la bellezza dell'anima, così viene definita dai grandi filosofi, diciamo, la poesia e la scrittura. Ma sapete, amici, però, che io apro anche un'altra parentesi, perché si parla anche di bellezza. E in questo caso, noi nelle dirette di Giovanotti apriamo una parentesi per quanto riguarda la bellezza di noi, sia per quanto riguarda gli amici uomini che per le donne. Contate insieme a me circa 30 secondi, perché andiamo a visitare i prodotti della Yves Rocher. Restate con me. Amici, parlando di bellezza, vi ricordo dei prodotti della Yves Rocher nel mese di marzo, quindi avete ancora 2 settimane di tempo per ordinare i vostri prodotti, ma avete ancora 2 settimane di tempo per restare in compagnia dei nostri amici Sara Marino e Andrea Anselini, perché torneranno con noi il prossimo lì per altri 2 appuntamenti, perché conosceremo nei dettagli gli altri libri che loro stanno promuovendo attraverso il loro salotto culturale, il salotto di Andrea e Sara. Sara, Andrea, state scrivendo insieme però un libro. Sì, giusto. Vai, Andrea, è il tuo. Oltre a queste cose col salotto, tante collaborazioni, interviste che abbiamo fatto, tra le altre cose ci è venuto in mente di scrivere anche un libro. E diciamo da lì ci è nata questa idea, abbiamo abbozzato una scaletta, abbiamo... diciamo detto di cosa descrive e abbiamo iniziato. È stata per me una cosa molto, diciamo, molto bella e mi sto trovando molto molto bene, ci divertiamo un mondo a scrivere e diciamo dopo il resto lo lascio dire a Sara qualcosa in più, così non tolgo la parola alle tue. Quindi, se più o meno vuoi dire te pure di cosa parla un pochino, se vuoi accennare, senza esatto. Spoilerare tanto, sì, anche sì, se sì, c'è sì. Un work in progress, ancora dobbiamo finirlo. È molto work in progress, perché insomma è un contorno a tutto ciò che stiamo facendo. Tra l'altro per me è la prima collaborazione, quindi io sono anche un po' più indietro per capire i funzionamenti di come, cioè, di tutti i passi tecnici, però sta venendo bene, le idee ce l'abbiamo, la trama è già buttata giù. Diciamo che questo è un genere completamente opposto a quelli che ho scritto finora, perché qui andiamo proprio, diciamo che andiamo su altri mondi, parliamo di cose un po' più particolari. Quindi sarò curiosa io stessa di capire alla fine i che esce fuori. Parliamo di altri mondi, quindi siamo nel tema della fantascienza o restiamo nel tema della narrativa? Sempre la narrativa, però un po' tendente al fantasy, solo qualche accenno ci sa, proprio appena. Una buona quota di fantascienza c'è, perché insomma altri mondi ne parliamo. Diciamo un libro, tra virgolette, esplosivo, mettiamo esplosivo tra virgolette, poi capirete catastrofe, perché. È una catastrofe, però. Ma sapete, io sono curiosissima. Sono curiosissima, perché ogni volta cerco sempre di trapelare qualche informazione in più per riuscire a capire un po' la trama dei libri che vengono presentati. No, andremo su altri mondi, catastrofi, allagamenti, eruzioni, avremo di tutto, guarda. Il bello, ti diciamo solo una cosa, alcune cose che abbiamo scritto si sono anche avverate, speriamo che altre no. Che scriveremo che non si vedano, si sono avverate. Infatti, alcune Andrea cose. Andrea pensa a qualcosa di positivo ultimamente, perché... Sì, vediamo se sta vera quello positivo, perché infatti quindi alcune cose si sono avverate, sono curiosa, sono... niente spoiler, mi spiace, no non posso dire cosa, però dopo lo mettiamo, che alcune cose si sono avverate, altre speriamo mai non si avverino, lo mettiamo come nota sul libro questa cosa che ci ha colpito. Quindi siete rimasti sorpresi anche voi di questa cosa, che comunque avete scritto degli avvenimenti che poi in realtà si sono verificati? Sì, ma molto, Quando si è avvenuto qualcosa, mando un messaggio a Sara, guarda, vediamo se accade. Che è successo?
Ragazzi, chi tra di voi è la mente e chi il braccio? Così si usa dire. Ma io non penso, mente e braccio non c'è. Andiamo di pari passo, diciamo, camminiamo uno a fianco all'altro. Idea e braccio siamo insieme. Sì, Penso io e pensa lei. Fa da braccio lei e faccio da braccio io. Che si no, sostiene a quello sì. vicenda. Diciamo che Andrea è più tecnologico di me, quindi su alcune cose lo lascio a lui, perché se no se le faccio io, a parte che le farei nel 2032, ma uscirebbero fuori non si sa il che. Diciamo che tra i due, come stili di scrittura, siamo molto simili, anche su idee molto simili. Lui è molto più iperattivo di me, quindi lui mi sprona, io invece gli dico sempre calma. Quindi ci compensiamo su questo, perché se no per Andrea faremo H24, ma io ogni tanto devo dormire. No, ma pure io dormo, eh. Ogni tanto si capita che mi Sì, sveglio, ma tu però lo dormi poco, ammetto. io se dormo poco Molte sono, non capite so che mi perché sveglio. più che altro è quello, più che braccio-mente c'è il calmo e si fa tutto subito. E quindi facciamo su quello, lui è più rapido, io sono quella calma. Sì, dopo riusciamo a trovare un Di punto equilibrio e compensare. andare sempre avanti alla pari, diciamo, senza che c'è chi è più avanti e più indietro. Tempo e alla fine ci incrociamo. Sì, ci si trova sempre, La diciamo, uniti. cosa bella di voi due che mi raccontava Andrea, che avete rilasciato un'intervista separatamente, dove avevano entrambi le stesse risposte, senza sapere la risposta dell'altro. E quindi Sì, è vero. questa Giusto. compatibilità viene da voi. Sì, è vero, specialmente in libri che vorremmo leggere o che abbiamo letto. Su questo c'è molta, sì, molte cose, sì. Quello è vero. E lunedì prossimo invece cosa presenteremo? Quale lo presenteremo, Andrea? Io parlerò del mio libro Oltre la porta, che è quello che diciamo al momento è 5 che ho fatto, quello che è andato e sta andando ancora per la maggiore. Mentre Sara, per te? Io invece presenterò il primo libro della saga dei vampiri, Destino di Sangue, che tra l'altro è ambientato come tutta la saga a Prato. Vampiri Casalesi. Ragazzi, io vi ringrazio per essere con me questa sera, per avermi fatto compagnia, per avermi fatto conoscere e soprattutto per aver fatto conoscere anche al nostro pubblico il vostro appuntamento, il salotto culturale di Andrea e Sara. Vi ricordo, amici, che sia Andrea che Sara torneranno in mia compagnia lunedì prossimo, quindi mi raccomando, nota, carta e penna, perché ci sarà un altro appuntamento interessantissimo, assolutamente da non perdere. Vero, vero. Grazie, Ci sapremo grazie. coinvolgere. Beh, di sicuro, ne sono convinta. Io vi ringrazio, vi aspetto lunedì prossimo alle ore 21, puntualissimi come sempre. Per un altro interessantissimo appuntamento e soprattutto per un'altra scoperta, entriamo proprio nel vivo dei vostri libri. Grazie a te Grazie. per l'aiuto, grazie a tutti coloro Grazie che ci hanno guardato. a te. Seguiteci. Grazie Grazie, ragazza. grazie a te, grazie a tutti. Grazie a te. Ciao. Ciao. Amici, ringraziamo i nostri ospiti e che torneranno in mia compagnia lunedì prossimo. Io ringrazio tutti quanti voi e vi aspetto domani sera alle ore 21 per un altro appuntamento con Giovanna Marchetti. Buonasera a tutti.